Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Witchcraft. Questo sarà il Fai da te per il sabba di Beltane. Sto registrando questa introduzione in un momento in cui non ho ancora definito in realtà tutti i progetti che vi presenterò. Forse potrà sembrarvi un po' più deludente rispetto ad altri Witchcraft, ma ho avuto veramente difficoltà a trovare idee che fossero fattibili più che altro. Alcune di queste saranno solo dimostrative, molto, molto veloci, molto, molto semplici, mentre diciamo che il progetto, quello principale della puntata, lo farò per la prima volta con voi e sarà insomma dimostrativo. Anche per questa volta ci sarà Strega della Terra e Lianguis che parteciperà a questa mia puntata per darmi una mano, e questa volta ho deciso praticamente di sfruttare in realtà un progetto che lei aveva fatto addirittura nel 2011 e che potete vedere in modo integrale sul suo canale. Abbiamo estrapolato il pezzettino che poteva interessare per questa puntata e lo vedrete appunto nel corso della stessa. Si tratta di una cosa molto semplice da fare, molto graziosa, e può essere anche un ottimo regalo da fare agli altri per questo sabba. Ma iniziamo subito con diciamo il primo progetto che, come vi dicevo poc'anzi, sarà dimostrativo. Faccio anche una piccola premessa. Purtroppo vi devo dare una brutta notizia, ovvero che probabilmente i witchcraft dei sabba estivi potrebbero addirittura non esistere, non essere registrati, perché quello è un periodo veramente difficile in cui io sicuramente avrò pochissimo tempo, perché sono alla fine del mio percorso universitario, ho alcuni esami ancora da dare e devo darci dentro veramente, e purtroppo cadono proprio in quei mesi lì. Se riuscirò, magari vi presenterò un solo progetto per il Witchcraft e magari vi darò alcune indicazioni su qualcosa che potete realizzare in modo semplice, utilizzando delle fotografie o dei piccoli schemi veloci che magari vi metterò lì a spiegarvi un po' meglio. E insomma, spero almeno di poter fare questo proprio per almeno concludere questa rubrica nel migliore dei modi, cercando insomma di tenerla sempre su un livello più o meno uguale. Se questo non dovesse accadere, mi dispiace veramente tanto, cercherò magari di recuperare il prossimo anno che magari, visto che magari avrò finito l'università e avrò tempo per poterlo fare. Detto questo, vi lascio Il appunto primo al primo progetto progetto. che vi vado a presentare è in realtà qualcosa di estremamente semplice che probabilmente non andava neanche bisogno di essere presentato, ma visto che io l'ho fatto per questa festa ho pensato che fosse un'idea carina da darvi, ovvero quella di confezionare un olio che fosse un tributo a questo periodo dell'anno, comunque che fosse, che avesse a che fare con il culmine della primavera, perché sapete che appunto Beltane segna diversi significati, e per molte popolazioni era il momento in cui veniva effettivamente celebrato l'arrivo della primavera, soprattutto se pensiamo magari a paesi molto a nord dove fa piuttosto freddo, e quindi sicuramente un po' come quest'anno in Italia la primavera tarda un pochino ad arrivare. Quest'olio può essere appunto usato per consacrare le candele, ed è un olio che può avere sia una caratteristica femminile che una caratteristica maschile, quindi può diventare anche un olio solare o un olio lunare volendo. E in realtà non è un olio vero e proprio, perché non sto parlando di oli essenziali, ma sto parlando di oleoliti, che saranno i protagonisti anche di un altro progetto, così come vi avevo promesso tempo addietro. E quindi ho preparato questo oliolito dove io praticamente ho messo all'interno dei fiori raccolti nei prati, dei fiori autoctoni della mia zona. Ci sono tarassichi, violette, non ti scordar di me, e degli altri fiori che non so il nome, ma sono gialli
e molto carini. Questo olio, dicevo, può essere un olio legato molto al femminile, ovviamente voi potete mettere all'interno qualsiasi fiore preferite, l'importante è che vi assicuriate ovviamente che non sia tossico se lo usate per l'unzione personale, ma anche degli oggetti se lo toccate con le mani, ovviamente, e che non siate allergici. L'olio dovrà ovviamente riposare per almeno circa un mese, poi dovrà essere filtrato, quindi le parti vegetali verranno tolte dall'olio lito, e potete decidere se esporlo ai raggi solari in modo che si carichi di questi e di tutta diciamo l'essenza di questa stagione, oppure di esporlo quando ci sarà la luna piena e farlo diventare magari un olio prettamente femminile, legato a madre terra, legato al ciclo della terra, visto che comunque la fioritura, i fiori, i semi sono espressione della stessa. Vedete un po' voi. Lo stesso potete fare per confezionare un incenso. Qualche tempo fa mi ha chiamato una ragazza che cercava una ricetta adatta per un incenso per il piccolo popolo. E diciamo che utilizzare del materiale simile come dei fiori o delle piante che potete raccogliere in questo periodo di massima esplosione e di splendore della natura e farle poi essiccare potrebbero essere un ottimo materiale appunto per confezionare anche degli incensi adatti per i riti di questa stagione, adatti per onorare gli spiriti della natura, il piccolo popolo, eccetera. E con questo diciamo che il primo progetto è concluso, adesso sento buh, così, però insomma lo stesso potete anche conservare poi questo olio lito per altri tipi di preparazioni come unguenti legati alla natura piuttosto che da mettere all'interno delle candele che voi confezionate. E siamo venuti così a un altro progetto, e anche per questo purtroppo vi farò soltanto una dimostrazione, e sto parlando di uno dei simboli più importanti e dominanti di questa festa che la caratterizzano fortemente, oltre ai fuochi, ovvero il palo di maggio. La tradizione vuole che il palo di maggio, insomma, sia già in preparazione durante il periodo di Imbolc. Alcuni sostengono addirittura che possa derivare dal ceppo di Iule, ed è sicuramente un simbolo che ci riporta al maschile, poiché è un simbolo fallico, è un simbolo di fertilità. Era proprio peculiarità degli uomini ricercare il tronco più adatto e ripulirlo e posizionarlo in terra, mentre i nastri colorati che pendono da questi, che poi faranno parte, insomma, dell'attività che coinvolge le persone legate appunto a questo simbolo, erano dipinti e creati e ricercati dalle donne. Un altro simbolo, oltre appunto al palo in sé e ai nastri che cadono da essi, è la corona che viene solitamente posizionata in alto a questo palo, e si dice che fosse preparata dalle donne che erano in cerca di marito, proprio come atto propizio a questo evento. Che altro dirvi? Ovviamente appunto intorno al palo di maggio si svolge una danza che di sovente viene fatta proprio dalle donne, ed è proprio un modo per onorare la parte maschile e la parte femminile che in questo periodo dell'anno caratterizza questa festa per l'unione, per la nuova nascita, per l'amore, per la fertilità, eccetera. E noi appunto, come vi dicevo, faremo un piccolo palo di maggio in miniatura. Oltre al palo di maggio in sé, bisogna appunto trovare una base. Se non volete usare, non so, per esempio un vasetto di terra, che può andare benissimo. Io quando ho creato il mio palo di maggio diversi anni fa, ho creato un Templum Solare, che è una roba che praticamente dovrebbe segnare, messa in una determinata posizione, gli equinozi che cadono durante un anno. È una sottospecie di calendario molto antico che io ho riprodotto molto alla cavolo di cane, ed è la rappresentazione di quello che è stato trovato sul monte di Bibele.
ed è conservato, credo, in un museo a Bologna. Comunque sul forum di Sacerdotesse di Avalon c'è l'articolo legato a questo strumento, e siccome ha proprio un buco in mezzo che serviva per porre dentro un bastoncino che funzionasse come una specie di meridiana, siccome comunque, anche se non è questo né un equinozio né un solstizio, ho pensato che fosse carino da usare come base, tanto perché l'avevo fatto. Mentre per il palo di maggio, che appunto come vi dicevo è dimostrativo, ho confezionato proprio un semplice semplice bastoncino. Potete ovviamente farlo delle dimensioni che credete. Qualche anno prima di confezionare questo, che ovviamente è un palo di maggio da altare, non da danzarci intorno, da fare chissà che cosa, avevo usato una canna di bambù che era tipo di queste dimensioni. Ovviamente era molto più carina e più suggestiva, e quella la piantavo in un vaso. Questo appunto è un palo di maggio da altare, quindi può essere posizionato al centro, su un lato dell'altare, proprio a livello simbolico. Poi sì, volendo potete anche mettervi a intrecciarlo. Io ho fatto una piccola capocchia al palo di maggio con un semplice pezzettino di stoffa, credo che voi la vediate, dal quale appunto pendono poi fili colorati che eventualmente possono essere intrecciati. Ovviamente creare l'effetto caleidoscopico tipico dei nastri che si intrecciano intorno al palo di maggio grazie alla danza è un po' difficile, però potete provarci, mettervi lì e giochicchiarci un po'. Io invece della corona ho posizionato praticamente del filo di ferro che formava dei gancetti, vedete così, e in questi gancetti, un po' come fosse una specie di albero della cuccagna, ho posizionato dei sacchetti, cioè ho confezionato dei sacchetti. Se dico di nuovo confezionato, mi picchio. Di tre colori diversi, ma voi ovviamente potete farne quante ne credete, grandi quanti volete. All'interno di questi ci sono delle erbe a cui insomma ho attribuito qualcosa da voler piantare da seminare nel mio percorso spirituale, nella mia vita, in questo periodo dell'anno. Potete anche appendere dei cristalli o qualsiasi altra rappresentazione o cosa carina che riteniate opportuna e che può essere significativa. E quindi, insomma, rimangono poi attaccati in questo modo qui, penzolando, e boom. È molto semplice, come vi dicevo, da fare. Basta appunto prendere un rametto, avere qualche nastrino, magari anche dei nastri di raso che sono più carini rispetto a questo, e poi appunto posizionarlo in una base che potete fare anche diversa dalla mia, e magari, non so, potete decorarla in qualche modo. E niente, quindi questo era tutto, era una semplicissima idea per realizzare un piccolo palo di maggio da porre sull'altare, siccome è di solito un elemento che piace molto da portare nelle feste, e siccome non tutti magari possono partecipare a grandi celebrazioni o hanno la possibilità di piantare un vero e proprio palo, questa può essere una simpatica alternativa molto, molto semplice. E adesso vi lascio al video di Strega della Terra di Ellie Unwes, che vi presenterà un simpatico cestino da poter confezionare per questo sabato, e vi dirà anche per cosa utilizzarlo. E noi ci vediamo dopo con un altro E quello di progetto. Beltane, che cade il 1º maggio ed è la festa dell'amore, dell'unione, della rinascita della natura in tutto il suo splendore. Per tradizione si crea per questa festa un cono di carta, generalmente, che viene riempito di fiori, dolci o comunque piccoli regali che vengono poi dati ai vicini di casa o agli amici o ai parenti. Trovo che sia un gesto molto carino e anche per conoscere le persone, ad esempio nel nostro palazzo, con cui non abbiamo confidenza, di cui non conosciamo neanche il nome. Il mio non sarà esattamente un cono di carta, ho voluto creare qualcosa di un po' più complesso, però vi assicuro che non è così difficile come sembra crearlo. Verrà fuori una specie di cuore, un sacchettino a forma di cuore. I colori che ho usato sono il rosso e il bianco, che sono classici colori di questa festa. All'interno comunque io ho messo alcuni fiorellini di stoffa, ma potete comunque mettere quello che più vi piace, dei dolci, appunto, come ho detto, qualsiasi cosa. E poi datelo ai vicini, agli amici o a chi preferite.
Detto questo, vi saluto, mi raccomando, i materiali sono molto semplici, divertitevi, provateli, provate fin quando questo progetto non vi viene, vi assicuro che, appunto, come ho detto, è molto facile, bisogna solo apprendere un po' di manualità. Grazie a tutti e ciao al prossimo video. Un altro progetto per cui mi sono scervellata parecchio per poterlo fare, ho provato, insomma, ho trovato quest'ultima soluzione, è quella di confezionare una maschera rituale, poiché quando io penso a Beltane mi viene sempre in mente l'immagine delle nebbie di Avalon durante appunto la celebrazione dei sacri fuochi di Beltane, dove c'è Artù con la sua maschera da giovane cacciatore e Morgana che lo aspetta nella grotta. Quello che appunto ho pensato è di confezionare una maschera da giovane cacciatore un po' alternativa. Potrà essere indossata sia da un uomo che da una donna, anche se forse è prettamente maschile come immagine. Ovviamente le ragazze possono insomma trovare qualche cosa di alternativo per adornare ulteriormente la maschera. È una maschera fatta di foglie che va a ricordare l'uomo verde, lo spirito del bosco, il signore dei boschi, insomma, un dio selvaggio della natura, o una dea selvaggia della natura. Sarebbe stato bellissimo poterla realizzare con delle foglie vere. Se volete provare, io vi suggerisco di farlo il giorno prima, il giorno stesso della celebrazione, in modo che insomma le foglie rimangano verdi. Può essere fatto anche con della stoffa tipo il pannolenci oppure con delle foglie finte da acquistare in qualche negozio. Io non avevo niente di tutto questo e non ho neanche trovato delle foglie che mi potessero soddisfare per fare insomma una maschera per provare a farla anche se.
perché sei molto prima della festa. E quindi ho deciso di provare con del semplice cartoncino o cartone da colorare. Quindi quello di cui avete bisogno è una base tipo questa, non troppo spessa, in modo che sia facilmente, insomma, piegabile. E un po' di fantasia, se cercate insomma Green Man Mask su internet trovate numerose idee e quindi cercheremo un po' di assemblarla. Questa ovviamente sarà la mia, voi vedete un po' che cosa fare. Ovviamente il primo passo da fare è quello di prendere la forma degli occhi calcolando l'ingombro del naso che potete avere. Disegnate una sagoma che vi può piacere che sia insomma la forma e poi ritagliatela. Ora ritagliata la maschera, provate, ora vedete se l'avete fatta nel modo giusto. Andremo a riportare alcune delle sagome delle foglie, anche quella che sarà centrale, che io ho fatto soltanto un buco in questo modo qui. Le riporterò su un altro cartoncino, le ritaglierò in modo da poterle incollare poi sopra e dare tridimensionalità alla maschera, come se insomma ci fossero delle foglie vere. Detto questo, cioè fatto questo, poi ovviamente la maschera andrà colorata come più vi piace, cercando di fare delle ombre, insomma di colorarla nel modo più naturale possibile e poi indossata. Siamo venuti quindi all'ultimo progetto per questo Witchcraft, l'ho tenuto per ultimo visto che mi sembrava quello più interessante. Se vi ricordate, quando vi ho insegnato a preparare gli ololiti, vi avevo detto di farne anche degli altri, perché avremmo fatto qualcosa per probabilmente questo sabba. Ed ecco infatti che andremo a confezionare un unguento per questo sabba in particolare, ma adatto anche a tutti i sabba, poiché celebra proprio la forza primordiale della natura. Io ho preparato degli ololiti che mi ricordassero proprio il legame con l'essenza primordiale della natura, con l'apoteosi della manifestazione del potere degli dèi, che mi facesse sentire in qualche modo legata al signore dei boschi, al signore selvaggio, alla dea della terra, insomma, a tutte queste caratteristiche che poi sono quelle rappresentative delle divinità di questo sabba, ma che sono anche comunque in relazione con qualsiasi sabba, poiché noi andiamo sempre a celebrare i cambiamenti della natura, l'unione e la separazione del dio e della dea. E quindi ho trovato carina questa idea. Quello che dovete fare voi appunto è preparare degli oleoliti o un unico oleolito adatto a questo scopo. E mi viene in mente, per esempio, che anche l'oleolito di cui vi ho parlato all'inizio di questa edizione può essere benissimo adatto. Ovviamente, come vi ho detto prima, dovete scegliere piante che non siano tossiche, che non siano assolutamente allucinogene, perché io non mi prendo nessuna responsabilità in merito a ricette bizzarre per creare proprio oli, unguenti di volo. Non è questo il caso, perché non si può. Diciamo che questo unguento che andremo a preparare può essere usato sia per ungere il vostro corpo come atto sacro, come fusione con appunto l'essenza primordiale della natura, come aiuto per il contatto con il potere degli dèi, sia anche per l'unzione delle candele durante i sabba, degli strumenti o dei vostri lavoretti, piuttosto che degli amuleti, eccetera, eccetera. Quindi vedete un po' voi, ovviamente le caratteristiche per cui creare questo unguento potrebbero variare a seconda di che cosa volete ottenere, di quale motivo vi potrebbe spingere a confezionarne uno, oppure in quale altro periodo dell'anno deciderete poi di confezionarlo.
confezionarlo. E quindi quello che vi serve sono appunto degli ololiti preparati almeno per circa un mese, esposti ai raggi del sole, ai raggi della luna, come preferite, dove appunto le erbe sono state in macerazione a contatto con un olio a scelta e abbiano lasciato le loro proprietà, e che queste proprietà siano strettamente collegate all'utilizzo che ne volete fare. Se non l'avete ancora capito, ve lo ripeto un'altra volta. Filtrate quest'olio in modo che le parti vegetali siano separate dall'olio. Avete bisogno della cera d'api, questa volta assolutamente, e di un contenitore dove intanto sciogliere tutto quanto e poi un altro dove andare, insomma, a raccogliere il vostro preparato e a farlo solidificare. Ovviamente poi passerete le dita sopra per utilizzarlo e questo si scioglierà un pochettino col calore delle mani, rilasciando appunto l'unguento pronto da usare. Potete anche usare qualche fiorellino, qualche erbetta lasciata in disparte e non in macerazione per decorare proprio l'ololito in sé. Il metodo che io utilizzerò lo vedrete adesso, ma ovviamente se fate qualche ricerca sicuramente troverete anche altri metodi per poter confezionare gli unguenti. Quindi per preparare il nostro unguento io farò sciogliere la cera d'api, questo pezzettino che sminuzzerò ancora di più, poi se ne avessi bisogno ho ancora tutto questo blocco, dentro questo contenitore piccolino di vetro perché non ne farò una grande quantità. Meglio se trovate un barattolino dal vetro scuro perché conserva meglio il prodotto. Avete bisogno ovviamente degli oliolitici, io li ho tutti qua davanti e volendo anche potete anche poi aggiungere degli oli essenziali per dare un odore un po' più importante al vostro unguento. Se avete la possibilità potete aggiungere anche del burro di karité al preparato, quindi da far sciogliere insieme alla cera. In questo modo renderà l'unguento un po' più morbido e più Una facile volta da che si è sciolto utilizzare. tutto quanto dovete mischiare. Quando inizia a solidificarsi un po', potete aggiungere gli oli essenziali, non prima perché altrimenti col calore del prodotto ancora bollente evaporerebbero e sarebbe inutile aggiungerli. Nulla, io vado a sciogliere al microonde quindi la mia cera d'api e poi aggiungerò in parti uguali i vari oli e vi farò vedere poi il prodotto finito. Bene, siamo arrivati al termine anche dell'ultimo progetto. Questo è l'unguento che sta iniziando a rapprendersi definitivamente, cosa che aveva già iniziato a fare mentre io aggiungevo i vari oliolitici a freddo. Voi potete farlo anche a caldo. L'importante è che non fate insomma friggere l'olio mentre la cera si scioglie e ho anche già aggiunto gli oli essenziali e anche qualche petalo di fiore, qualche pezzettino di erbetta presente appunto negli oliolitici che ho utilizzato. Se ci avete fatto caso, ho anche aggiunto un pezzettino di burro di soia, visto che il burro di karité non ce l'avevo, giusto per dare quella parte un po' più grassa all'unguento. Una volta che sarà totalmente solidificato, sarà pronto da essere utilizzato e se anche voi lo preparate, insomma, fatemi sapere come vi trovate. Siamo quindi arrivati appunto alla fine di questa puntata del Witchcraft, che alla fine credo non sia stata poi così deludente, visto che ho aggiunto il progetto della maschera che inizialmente non era previsto quando ho registrato l'introduzione. E fatemi come al solito sapere cosa ne pensate, mandatemi le vostre foto se realizzate qualcosa, suggeritemi idee per i prossimi Witchcraft, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!